Una bella Leoncelli, anche se sprecona, una Rivoltana cinica e vincente, una finale degnissima per la categoria juniores provinciali giocata a pizzichettone su un terreno davvero ideale. La gara si decide nella ripresa, ma anche il primo tempo è bellissimo. Dopo le prime schermaglie, Efi si impegna in diagonale Foresti, che risponde presente. Per la Leoncelli ci provano Balotto da fuori area, bravo Andreoli, poi su punizione Tunesi, che trova una deviazione in corner. Ancora Leoncelli, clamorosa l'occasione per Zanetti, che alza troppo dopo una discesa elegantissima, mentre Tunesi trova Andreoli da fuori area. La Rivoltana alleggerisce con un tiro cross e per poco non trova la rete, mentre dall'altra parte sparano Baronchelli e di nuovo Zanetti, ma il portiere dice ancora di no. Alla Leoncelli manca poi un rigore, contatto Zanoncelli su Tunesi dentro l'area, l'arbitro però lo vede fuori e sbaglia, un episodio che peserà nell'economia del match. Prima di fine tempo Valenti si fa rimontare, in azione di contropiede fallisce, una ghiotta opportunità, in avvio di ripresa invece affonda il solito Tunesi, che trova la deviazione di Andreoli tra i migliori. Al 55esimo Singh da fuori area ci prova e colpisce una clamorosa traversa, un cattivo presagio per la Leoncelli, come vedremo. In contropiede infatti la Rivoltana prima spreca con Antonioli, poi passa a condurre con Diaye, che forse è in leggero fuorigioco sull'assist intelligente di Valente, 1-0. Diaye, entrato dalla panchina, poco dopo raddoppia con un altro scatto in contropiede e si conferma uomo assoluto del match. Ora la Rivoltana potrebbe dilagare con Valente e con il solito Ndiaye, ma il 3-0 sarebbe stato troppo per una Leoncelli degnissima finalista. La festa, in ogni caso, è tutta cremasca.